Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione, in studio Giulia Cassone. Isee corrente, cosa prevede il decreto interministeriale del 5 luglio? L'INPS, tramite il messaggio numero 3155 pubblicato oggi 21 settembre 2021, illustra le modalità estensive dell'ISEE corrente in base alle regole dettate dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 luglio 2021. Il decreto interministeriale ha ampliato le fattispecie per le quali è possibile richiedere l'ISEE corrente. Nello specifico, dal 1 aprile di ciascun anno, in presenza di un ISEE in corso di validità, l'ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20% rispetto all'indicatore calcolato in via ordinaria. In questo caso è possibile effettuare l'aggiornamento del solo dato patrimoniale. In sintesi, dal 1 aprile di ciascun anno sarà possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi oppure contestualmente i patrimoni e i redditi. Inoltre, il decreto stabilisce le modalità di rilevazione di eventuali omissioni e difformità e l'implementazione dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dagli enti erogatori. In particolare, già in fase di attestazione dell'ISEE corrente, l'INPS potrà rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto autodichiarato dal cittadino, eventuali difformità del patrimonio mobiliare e l'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari saranno rese disponibili all'INPS dall'Agenzia delle Entrate sulla base di appositi controlli automatici. Se risulta accertata l'indebita fruizione di prestazioni agevolate, il dichiarante non potrà più ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per un periodo di 2 anni. E dalla redazione tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.